Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Blu. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi stiamo per affrontare uno dei percorsi più lunghi e acquatici di Pokémon Blu, ovvero quello che connette Fuxiapoli alle isole Spumarina, o meglio alle isole Spumarine e successivamente all'isola Cannella. Detto ciò, direi di andare senza ulteriori indugi perché questo percorso sarà bello lungo, quindi andiamoci, ecco qua. Qui abbiamo subito degli allenatori da sfidare, vai. E nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte e di questo videogioco, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, mentre lottiamo contro un nuotatore che manda Tentacool. Io ho messo davanti Pidgeotto perché Jolteon ha già fatto troppi livelli, quindi andiamo di volo. Sperando che Pidgeotto possa shottare Tentacool. Tentacool non ha difesa come Pokémon, quindi ci sta che lo shotti, ottimo. E cerchiamo di far fare un po' di livellini ai nostri Pokémon. Contro invece Shellder direi di andare alla Kazam, perché Shellder ha molta più difesa. Non so se con un volo riusciamo a shottarla. E quindi mandiamo alla Kazam e usiamo uno psicoraggio. Questo dovrebbe bastare per shottare Shellder. Infatti, perfetto. Ecco fatto. Cerchiamo di allenare un po' tutti i Pokémon. Ora sì che mi sono riscaldato, bravo. Ecco qua, cerchiamo di allenare tutti i Pokémon. Aspetta, ti verrà un accidente. Va bene. Nuotatore vuole lottare. Perché allenare solamente Jolteon qui sarebbe molto facile, però poi ci farebbe rimanere un po' indietro tutti gli altri Pokémon e non è il caso. Ok, noi evitiamo Supersuono. Ah, attenzione, falliamo. Fallisce anche lui, perfetto. È la lotta di Bocelli questa, non colpisce nessuno. Ancora! Ci ha fallito di nuovo. Va bene. Volo. Pidgeotto, ce la fai, per favore? Ole. Vogliamo se un volo basta? Perfetto. Basta per uccidere Goldin. Orsi, dovrebbe bastare anche questa volta volo, quindi usiamolo. Sempre se non fallisca, altrimenti diventa un po' difficile. Ok, perfetto. Pidgeot a livello 43, ottimo. E Staryu, lasciamo Pidgeot. E andiamo di volo. Anche questo dovrebbe essere abbastanza, perfetto. Ecco fatto. Distribuiamo un po' i punti di esperienza. Oh, è fredda! Sì, ma che pippe, ragazze. Allora, andiamo. Usiamo il nostro Wartortle. O il nostro Blastoise ora. Per usare Surf. E via, si parte. Ah, eccoli qui. I Pokémon selvatici infami. Devo vedere se ho preso i repellenti, perché in tal caso altrimenti vado a comprarli, dato che non voglio incontrare ogni 3x2 un Tentacool. Allora, vediamo nella borsa se ce li ho. Super repellenti ne ho 4. Repellenti max 10, sì, perfetto, ne ho abbastanza. Andiamo di super repellente e via. Guardo il mare per dimenticare. Oh, per dimenticare cosa? Tra l'altro, bello che abbiano messo la cuffietta a gente che nuota in mare. Oh, va bene. Allora, Orsi al 30. Userò un semplice volo. E via. Easy. Poi un altro Orsi, una cosa più semplice non ci poteva essere. Altro volo. Tac. Oh, che trauma. Che trauma sì. Allora, esploriamo bene la zona, per non dimenticare un allenatore magari. Ecco fatto, trovato. Che c'è oltre l'orizzonte? Ma che vuol dire? Queste erano le domande che si facevano tipo nell'antichità, no? Che c'è oltre l'orizzonte. Oh mio Dio, non possiamo saperlo. Anche con uno sdoppiatore posso uccidere questi Pokémon. Però con sdoppiatore mi ucciderei anche il mio Pidgeot perché farebbe talmente tanto danno con un solo attacco che prenderebbe tanto danno da contraccolpo. Quindi non sarebbe proprio il massimo. Finché ha volo, uso volo. Veleno spina viene evitata. Fanculo tu e la tua velenospina. Ok, Tentacool di nuovo. Altro volo. Niente,
Continuo comunque a provare ad attaccarmi, ma giustamente non c'è molto che possono fare. Tra l'altro, ci stiamo avvicinando alle isole spumarine. E le isole spumarine sono ovviamente lo saprete meglio di me, sono la casa di uno dei Pokémon leggendari di Kanto. E si avvicinano anche le parti in cui andremo a catturare questi Pokémon leggendari, perché pensate che li lasci perdere? Assolutamente no. Ah, qui abbiamo. Ok. Da qui si va dall'altra parte, quindi lasciamo per adesso quegli allenatori lì sotto, anche se uno ci ha visti. Queste sono acque traditrici. Ok. Punto. Pensate che io non vada a catturare i Pokémon leggendari? Ma per chi mi avete preso? Andremo ovviamente a catturarne. E le parti in cui lo faremo si avvicinano davvero parecchio, perché manca ormai poco. Molto probabilmente dopo l'ultima medaglia, prima di andare alla Lega Pokémon, andremo a catturare i Pokémon leggendari. Ok, altro Tentacool. Andiamo di volo. Limitazione, ci hai provato, con quell'attacco infame, ci hai provato. Fortunatamente non sta più fallendo, volo. E Pidgeot sale a livello 44, ottimo. Agilità, ma perché vogliono imparare agilità? A livello 50.000, cioè non ha alcun senso. Vabbè, Staryu, lasciamo Pidgeot. Volo. E mi sa che abbiamo finito i pipi di volo. Eh già. Orsi. Vediamo che cosa possiamo usare. Volo sono finiti, potremmo usare Ventagliente. Perché Orsi non penso abbia attacchi in grado di romperci la valle. Ecco, Muro di Fumo è proprio uno di questi. Tra l'altro ti fa diventare proprio nero lo schermo. Ok, addio Orsi. Ed infine Tentacruel. Sì, cambiamo Pokémon a questo punto e mandiamo la Kazama. Un bello psicoraggio, super efficace e addio. Vai, psicoraggio. E addio Tentacruel. Ah, la Kazam, anch'esso a livello 44, ottimo. Oh, è pericoloso. Sì, è molto pericoloso. Allora, poi, a questo punto, mettendo avanti il nostro Wartortle, il nostro Blastoise, che è l'unico che deve ancora fare il livello 44, e vediamo se di qua ci siamo persi degli allenatori, eh. Guardane qui uno, subito, ho trovato. Mi sono tuffato per prendere dei Pokémon, ma zero! Beh, li vuoi prendere a mani nude? Scusami, non ho capito. Voglio lottare. E manda in campo Goldin. Vediamo se con forza riusciamo a tirar giù tutti, eh. Allora, forza, vai. Adesso riusciamo a one-shottare. Buono. Buono, buono, buono. Shellder. Ecco, vediamo se anche un Pokémon con una difesa un po' più alta come Shellder viene one-shottato da forza. Eh no, infatti, Shellder resiste. Anche giustamente, d'altronde. Ok. Ed infine Seeking. Lasciamo ancora Blastoise. Serviranno probabilmente due attacchi forza, ma lo facciamo con tranquillità. Via. Colpo coda, va bene. E andiamo poi di morso. Addio Seeking. Blastoise a livello 44, ottimo. Dai, prossimo obiettivo portare tutti al 45. Aiuto! Aiuto, sto affogando! Mi piace nuotare, e a te? Mi piacciono i treni! Sì, guarda, a tutti piace nuotare, tranne quelli che hanno un trauma con l'acqua. Allora, Poliswag, eccolo qui. Era da un po' che non lo vedevamo, Poliswag. Un bel morso e addio. Non ha difesa questo Pokémon, quindi... Easy. Poi Poliwhirl, lasciamo ancora il nostro Blastoise e andiamo di forza. Vediamo se riusciamo a one-shottarlo. Perfetto, brutto colpo, ok. Forse non l'avremmo one-shottato, senza brutto colpo. Che spanciata! Già, che spanciata. Allora, altri allenatori qui? Non credo. Abbiamo trovato tutti, quindi andiamo giù e proseguiamo. Eccoci qui. Tu? Ti ho già sconfitto, sì. Eri in questo gruppo di quattro. A cavallo del Pokémon.
Se vinco me lo dai? Cioè, scusa, vuoi il mio Blastoise? Vuoi il mio fantastico e incredibile Blastoise? E bellezza che sei a nuotare con un abito da sera? Per non si sa bene quale motivo. Vai, morso. Tra l'altro, dubito che tu possa vincere contro la mia squadra, con la squadra che hai tu. Dato che avrai tutti i Pokémon probabilmente base, senza alcuna mossa interessante, e tutti a livello 27, quindi boh, va bene. Vai. Ah, attenzione, un Seeking. Tira fuori da non si sa dove un Seeking, che si becca un attacco forza, potrebbe essere one shottato. Di poco. Di poco. Per me un roll alto lì avrebbe fatto casino, eh. Ok, poi Goldin di nuovo. Vai, forza. Perfetto. E Poliwag. Ma un'altra forza. Anzi, morso direttamente, tanto Poliwag morirebbe anche con un peto, probabilmente. Ecco fatto. Abbiamo battuto bellezza. Ho perso, peccato. Che ci vuoi fare? Nuotare è bello, scottarsi al sole invece no. Ma da ragazzi, non ditelo a me che ho una pelle bianchissima, ultra sensibile al sole. Cioè, oddio, ultra sensibile, no, per carità, non è che muoio se sto sotto il sole. Però mi scotto ogni singola estate. Cioè, ogni singola estate che vado al mare, io mi scotto. Non c'è crema solare che tenga, non c'è protezione solare che tenga. Io, pur mettendomi la crema solare, ovviamente, mi scotto sempre. Sempre, sempre, sempre. Forza. Ok, incornata di Seeking che non dovrebbe farci nulla. Ok, quello era un brutto colpo, infatti. E addio, Seeking. Blastoise a livello 45, ottimo. Che orrore! Che orrore, sì. Orrore, orrore. Allora, mettiamo ora davanti Clefable. E si prende qualche livellino anche lui. O meglio, anche lei. Sono venuta a nuoto. Ma ora sono stanca. Ah, peccato, peccato, peccato. Peccato, bellezza. Allora, Stario. Contro Stario userò Psichico. Vai. Vediamo se lo one-shottiamo. Buono. Buonissimo. Altro Stario, beh, altro psichico. Ah, non è morto, attenzione. E più usa ripresa. Ok. Altro psichico, allora. Allora a questo punto userò tripletta. Evidentemente quello di prima o era un roll alto o questo era un roll basso. Altro Stario, useremo tripletta questa volta. Tripletta non perdona. È stab. Agisce sull'attacco fisico, che comunque Clefable ne ha un po', e sicuramente lo one shot, appunto. Perfetto. Sono sfinita, ma ti salvo io, cara. Allora, qui ci sono degli allenatori. Nope. Proseguiamo. Andiamo prima a scoutare la zona inferiore del percorso e poi torniamo indietro sulla zona superiore. Qui abbiamo un allenatore. Perché cavalchi un Pokémon? Non sai nuotare? E se ti dicessi di sì? Cos'è, faresti la paternale di un bambino di 10 anni perché non sa nuotare? Eh? Un bambino di 10 anni che comunque ti one shot i tuoi stupidi Pokémon? Con psichico? Così, dal nulla? Via. Addio, Horsi. Poi chi manda? Un altro Horsi. Vabbè. Questo è contento di mandare Horsi a manetta. Tac. E Clefable è a livello 45, ottimo. Lasciamo comunque lui in campo. Contro Sidra usiamo un altro psichico. Anche se non so se riusciamo a one-shottarlo lui ora. Appunto. Appunto, beh, lui usa bolla, per carità. Cioè, non... come se ci facesse in qualche modo danno con bolla. Tac, e addio. Sidra. E un altro Horsi. Questo
questo punto direi di usare una tripletta, tenerci un po' di psichico per un eventuale magari Tentacruel. Andiamo di tripletta e addio. Perfetto. Hai silurato! Eh sì, t'ho silurato proprio. Allora, a questo punto abbiamo Alakazam, Pidgeot. Alakazam e Pidgeot devono salire di livello. Andiamo avanti Alakazam. Vai, Pidgeot ha finito i pipi delle mosse. Qui l'acqua non è profonda. Ok. Beh, è in terza generazione che hanno aggiunto la profondità dell'acqua. A livello proprio di gameplay in cui usare sub, effettivamente. Qui non ancora. Ok, psicoraggio su Shellder. Poi devo decidermi a trovare un Pokémon da mettere nella nostra squadra, eh. Sono sempre più orientato su un Pokémon di tipo magari terra, come un bel Rhydon o qualcosa di quel tipo. Qualcuno che abbia comunque anche una difesa abbastanza ferrea. Perché ci serve qualcuno con una difesa fisica oltre a Blastoise. Tutti gli altri poi hanno statistiche speciali ma non fisiche. Cioè, abbiamo battuto anche questo nuotatore. Splash! Si è diventato un Magikarp. Ok, proseguiamo di qui. Altro allenatore, vai. Le isole spumarine sono un passaggio tranquillo. Beh, più o meno, insomma. Insomma. Bellezza vuole lottare e manda in campo Sidra. Ok, noi useremo psicoraggio e addio Sidra. Ah, resiste, attenzione, ok. E Sidra non ha delle statistiche speciali bassissime, eh? Orsi sì, invece. Orsi con psicoraggio lo disintegriamo. Addio Orsi. E chi hai ancora Sidra? Questa volta userò psichico. Ecco fatto, non ti do alcuna chance. Perfetto. Finisci là. Cosa vuoi? Ma sei tu che mi hai sfidato, ma scusami. Ok, qui siamo arrivati alle isole spumarine. Allora, diamo un'occhiata a questa parte del percorso con un altro bel repellentino. Super repellente, usa. Ecco fatto. E vediamo se qui ci sono degli allenatori da battere che non abbiamo visto prima. Tutti abbiamo già battuto. No, perfetto. Abbiamo fatto tutti gli allenatori di questo percorso. Ora, vediamo se ci sono degli allenatori qui sopra, sulle isole spumarine. Fai scendi, bravo. Perché qui, se non sbaglio, un allenatore c'era in Pokémon Rosso Fuoco. Ah, eccola qui appunto. Allora, strumento, no, uno strumento Pokémon. Blastoise Surf, vai. Tu sei un'allenatrice, vero? Nuotare con i pesci, che bello. Sì, dovresti essere un'allenatrice. Eccola qui, un'altra bellezza. Cioè, non hanno fatto le nuotatrici. Cioè, hanno usato le bellezze. Non posso rifare le nuotatrici. Ok, contro Seeking, dato che avrà sicuramente un po' di speciali. Non dico alte, ma medie, usiamo psichico. E non muore comunque, attenzione, eh. Attenzione. Andiamo poi di psicoraggio. Ottimo. Alakazam sale a livello 45, bene così. Aiaiai, aiaiai sì. Aiaiai sì. A questo punto possiamo mettere davanti il nuovo Pidgeot. Anche se non ha più volo, useremo sdoppiatore, fa niente. E vediamo se possiamo trovare magari il modo di passare di qua o di battere altri allenatori. No, ok. Dobbiamo per forza uscire da lì in qualche modo. Allora, isole spumarine. Diamo un'occhiata dentro. E se questa è la zona con forza, la lasciamo lì. Sì, questa è la zona con forza. Ok, allora la lasciamo lì per ora. A parte che forza potremmo utilizzarla, ma qui arriveremmo da Articuno praticamente. Qui è per arrivare da Articuno. Quindi no. Essenzialmente no. Non è quello che vogliamo fare adesso. Andiamo con volo all'Isola Cannella. E dall'Isola Cannella veniamo in qua. Battendo tutti gli altri allenatori che troviamo.
così da completare le nature di quel percorso senza visitare però le isole spumarine, che faremo in maniera completa e ben fatta quando andremo a catturare Articuno. Non ha senso farle adesso. Così come non ha senso fare adesso tipo la centrale elettrica, se poi non andiamo a catturare Zapdos, no? Non trovate? Pokémon, Blastoise, Surf. E così abbiamo ricaricato anche i PP di Pidgeot. Allora, strumento, super repellente, usa, vai. Ed ora, come al solito, facciamo prima la parte superiore e poi quella inferiore, così troviamo tutti gli allenatori. C'è un laboratorio Pokémon Ovest sull'isola Cannella. Sì, il laboratorio che permetterebbe di revitalizzare i fossili. Ok, dovremmo farlo effettivamente anche questa cosa. Di revitalizzare il fossile. Allora, usiamo volo. Ora che abbiamo ricaricato i PP. Così anche Pidgeot può arrivare a livello 45. Pokémon di Seeking, ok, altro volo. Non penso che riusciremo a shottarlo. Beh, oddio, è al 31, lui non è al 35 come quello di prima. Vediamo, e infatti non lo shottiamo. Buono che fallisce super suono, andiamo poi. No, non volevo far venta niente, volevo fare sdoppiatore. Ok, per fortuna ha fallito, ok, nessun danno fatto, ha fallito pure il nostro. E continua a fallire, ragazzi, è tornata la lotta di Bocelli, cioè, guarda qua. Ok, sdoppiatore, addio. Pidgeot si prende un po' di punti esperienza, la bellezza lì ci aspetta e noi andiamo avanti. Altro allenatore, vai. Il mio ragazzo mi ha dato delle perle giganti. Wow! Fortunata! Ok, vediamo chi manda lei, Shulder. Giustamente, delle perle. Le avrà prese da dove? Non è una bella cosa pensare che il tuo ragazzo abbia tipo sventrato il tuo Pokémon per prendere la perla che conteneva all'interno, eh? Raggio Aurora è super efficace, ci fa relativamente male, ma nemmeno così tanto in realtà, pensavo peggio. Andiamo di sdoppiatore. Poi, un altro Shellder, e che palle. Sono proprio quei Pokémon che ti serve per forza fare due attacchi per tirarli giù. Perché non hanno abbastanza difesa da resistere. Ah, brutto colpo. E dai, e si gode un po' perlomeno. E poi Cloyster. A questo punto cambia un Pokémon e mandiamo Alakazam. Che contro Cloyster tira un bello psichico e ce lo leviamo dalle balle in un turno solo. Meglio di star lì con Pidgeotto a fare tre voli o sdoppiatore, mentre lui poi ci tira un attacco di ghiaccio e ci fa malissimo. Ecco fatto. Non toccare le mie perle! Non stavo toccando le tue perle, stavo toccando qualcos'altro. Allora, a lui ci può sfidare dal mare? Sono arrivato a dorso del mio Pokémon uccello. E si è atterrato qui, su un isolotto in mezzo al nulla. Non potevo andare all'isola Cannella, scusami. Vabbè, dettagli. Ok, contro Firou. Io dopo questa lotta manderò magari Blastoise. Andiamo di volo. Per usare geloraggio. Fa male? Non abbastanza da ucciderlo, purtroppo. Ci avrebbe risparmiato un turno. Con un PS è rimasto. Poi ha fatto brutto colpo quando non serviva a nulla. Ok, altro Firo. Sì, mandiamo Blastoise. E usiamo geloraggio. Vai. Geloraggio. Ottimo, così. E PG8, altro geloraggio, non c'è problema. Tac. E nessuno è salito di livello, però. Oh no! Oh no! Vabbè. Ok, siamo arrivati alla fine di questo percorso, scendiamo, altro allenatore. Guarda che fisico che ho. Allora, se sei una bellezza, guardo, se sei un nuotatore, no. Niente, se sei un nuotatore, allora non guardo. Sì, cioè, ti vanti tanto di uno Staryu, scusami. Boh, vabbè, andiamo di volo. Staryu non dovrebbe avere molta difesa, però si rafforza, peccato. Quindi non riusciremo a shottarlo, infatti. E in più usa ripresa. Ok, andremo di sdoppiatore allora.
Vediamo se riusciamo a tirarlo giù questo doppiatore. Bella lì. Studiamo un po' di contraccolpo, ma ne vale la pena. Anche perché Pidgeot sale a livello 45. Ottimo. Che imbranato! Oh, che ti posso dire io? Allora, proseguiamo di qui, poi torniamo indietro. Salve. Anche tu in vacanza? Certamente. Tutti in vacanza siamo. Allora, Tentacool. Lascia comunque PG8, tanto deve prendersi un po' di punti esperienza. E è difficile che si riprenda con gli allenatori più avanti. Più avanti probabilmente Blastoise verrà allenato un bel po'. Quindi lasciamo Pidgeot. E anche volendo Clefable che ha Bollaraggio. Mentre come vi dico sempre, Alakazam può allenarlo dove ti pare perché tanto è un Pokémon Uber Power. In questa prima generazione, eh. Seal, tipo ghiaccio anche. Se non ricordo male. Oppure solamente acqua e dei Dewgong tipo acqua ghiaccio. Andiamo di volo. E addio Seal. Abbiamo tutta l'allenatrice Junior. Nessuna pietà! Siamo il Cobra Kai. Ok, siamo arrivati alle isole spumarine. Non entreremo, come vi ho detto, le esploreremo tutte da cima a fondo in un episodio dedicato. Ed ora si torna indietro nella parte bassa dell'isola. Eccoti qua. Sono venuto a nuoto dall'isola Cannella. Vai, anche io, però a dorso del mio Pokémon. Perfetto, Goldeen, va bene. E contro Goldeen andiamo di volo. Comunque Pidgeot ha un attacco niente male, eh. Cioè, in più, contando il fatto che tutte le sue mosse per ora sono stab, fanno davvero parecchio male. Ed è anche veloce come Pokémon, quindi non è malaccio da portarsi anche fino alla fine. Non è per niente male. Cioè, guarda lì. Ok, che ha fatto brutto colpo. Però ha fatto un bordello di danno, eh. Che delusione. Ma cosa vuoi, ma via? Questo l'abbiamo battuto qui sopra? Sì, immagino di sì. Cresceranno le mie perle dentro Cloyster. Basta pensare a quelle perle, tra l'altro era ancora quella delle perle. Vediamo se c'è un altro allenatore qui sotto. O se abbiamo finito questo percorso. Abbiamo finito questo percorso, perfetto. A questo punto direi di dare una curata ai nostri Pokémon. Ecco qua. Ed ora che siamo ufficialmente arrivati all'isola Cannella, esploriamola. Salve. I Pokémon possono imparare altre tecniche, anche se l'evoluzione viene interrotta. L'evoluzione può avvenire dopo l'apprendimento di nuove mosse. Certamente. Hai degli amici? I Pokémon che scambi crescono velocemente. Vale la pena provare. Questo sì era un trucchetto che si poteva usare per avere più esperienza. Puoi interrompere l'evoluzione. Quando un Pokémon si evolve, puoi bloccarlo e far sì che non muti. Perché sono così ossessionati da questa cosa loro? Ok. Qui ora devo depositare un attimo un Pokémon. Anzi no, devo semplicemente ritirare il Domo Fossile. Ritira strumenti, Domo Fossile, vai. Ecco fatto. Andiamo poi nel laboratorio Pokémon, finito l'effetto del repellente, va bene. Andiamo qui al laboratorio Pokémon. Salve. Studiamo i Pokémon attentamente qui. Spesso ci portano dei Pokémon rari da esaminare. Ok. Salve. Ciao, vuoi scambiare il tuo Raichu con Electrode? No. Ho trovato questo strano fossile sul Monte Runa. Penso si tratti di un raro Pokémon preistorico, anche noi. Ciao, hai Venonat? Vuoi scambiarlo con Tangela? No. Questi propongono degli scambi un po' di merda, si può dire. Salve. Eevee si evolve in una di tre diversi tipi di Pokémon. Ok, possiamo vederli qui. C'è un messaggio email. I tre leggendari Pokémon uccello sono Articuno, Zapdos e Moltres. Localizzazione ignota. Esploreremo la grotta vicino a Celestopoli. Squadra ricerca Pokémon. Ok, interessante indizio. Tac tac, ho fatto un MT geniale, è strepitosamente divertente. E ci dà Metronomo. Ok, diceva tac tac tac, che è una mossa che comunque non insegneremo a nessuno. Salve. Cerco Ponyta, vuoi scambiarlo con Seal? No.
Allora, salve. Salve, sono un dottore molto importante. Studio i fossili di Pokémon rari. Hai qualche fossile per me? Certamente, prendi il Domo Fossile. È un fossile di Kabuto, un Pokémon già estinto. Lo farò tornare in vita con la mia macchina Resushi Pokémon. Vai! Presto dammelo! Prendilo, te lo sto dando, eh! Fatti un giro nel frattempo, ok? Mentre lui, tranquillo, revitalizza il Pokémon. Ok, qua possiamo accedere al PC, ottimo. Ottimo. Almeno in caso possiamo depositare Pokémon per prendere il Pokémon revitalizzato. A questo punto abbiamo esplorato anche il centro Pokémon. Andiamo nel Pokémon, o meglio il laboratorio Pokémon, andiamo qui. Non fa mai male avere degli strumenti in più. Non c'è un limite nella borsa. Non hanno attacco X. È utilissimo per combattere, ma non è vero. Ma vabbè, siete delle pippe. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro da esplorare qui. Gli scienziati fanno esperimenti nell'edificio incendiato. Attenzione, eh! Blaine della Palestra Cannella è un uomo strano che vive qui da decenni. Ok, capo palestra dell'isola Cannella Blaine, il cervellotico maestro di quiz. Posso entrare? È chiusa. La porta è chiusa, infatti. Dovremmo prima affrontare la vita bruciata. Isola Cannella, città ardente, ok. Questa è la villa Pokémon, che però, dato che siamo già a mezz'ora di episodio, direi di fare nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!